Deve essere qui. Eccola, pensione Benfrieden. È un posto carino per passarci la vecchiaia, no? Perché proprio la vecchiaia? Beh, visto che è una pensione per persone anziane. È una buona idea. Per chi ha molta grana, però. Ha qualcuno là dentro? Sì, mia zia. Prozia, anzi. Aspetti, per favore. Chi è? Il mio nome è Stanz, Jakob Stanz. Vorrei parlare con la signora Oshaupt. Con chi? Regina Oshaupt. Dovrebbe essere da voi. Da noi? Sì, non è la pensione per anziani a Benfrieden questa? Allora aspetti un momento, per favore. Pronto? Sì. Lei chi è? Il mio nome l'ho già detto, ma lo ripeto se vuole. Jakob Stanz. Devo parlare con la signora Oshaupt. La signora Oshaupt? Sì, che cosa c'è di strano? Oshaupt. Sono suo nipote. La signora Oshaupt non ha nipoti. Per essere più preciso, sono suo pronipote. Che cosa vuole dalla signora Oshaupt? Evidentemente ho le mie ragioni, non le pare? E poi la voglio rivedere, mi sembra che basti. C'è qualche difficoltà? Un momento, prego. Un giovanotto. Un pronipote, ha detto. Io non capisco, ne sai niente tu. Questo dovrebbe essere il nipote di un suo fratello o di una sua sorella, credo. Di un po', che impressione ti ha fatto? Sì, dico, dalla voce, che ti sembra? Ma non te lo so dire. A me non ha fatto certamente un'impressione piacevole. Gli parlo io. Bene, parla pure tu. Ma io voglio essere presente. Sì, ma deve parlare soltanto una di noi. Su questo siamo d'accordo, mi sembra. Lo fai sempre tu. Buongiorno. Buongiorno. Io sono Elaine Schöbel. Prego. La padrona? Sì. Questa è mia sorella Margarete. Si accomodi pure. Ah, bella questa casa. Venga, andiamo di là. Davvero, è molto bello qui. Bella la campagna, bella la casa, il bosco a due passi. È aria buona, a quanto pare. Già, proprio così. Mi segua, prego. Si accomodi. La signora Oshaupt è sua... Come ha detto, non ricordo. Prozia. Ah, gradisce qualcosa? Cosa c'è di buono? Su, fa vedere al signor Stanz che cosa possiamo offrirgli. Sì, certo, con piacere. Che cosa gradisce? Complimenti. Un bel assortimento. C'è l'imbarazzo della scelta. Che cosa mi consiglia? Un liquore eccezionale. Io bevo soltanto questo. È un liquore fortissimo e aromatico. A mia sorella non piace, ha gusti diversi dai miei. Spero che lei capisca e possa apprezzare la particolarità indefinibile di questo aroma. Oh, grazie. Purtroppo non sono un intenditore, a me piace solamente la grappa. La sana, forte grappa che bevono i vetturini. Non sono un raffinato. Allora sono sicura che questo liquore non le piacerà. Oh, non vorrei che si offendesse. Io lo trovo troppo aspro. Per me sa... Lo so, Margareta, che ti do un dispiacere, ma per me sa di amaro. Ecco, questa è la parola giusta. Ti prego. No, no, aspro non lo direi. Anzi, a me sembra un liquore assolutamente fuori dal comune, come dire. Un liquore eccellente, sia ben chiaro, un po' curioso, lo definirei così, ecco. Bravo, bravo, sono lusingatissima di questa sua definizione. Un liquore eccellente e un po' curioso. Lo ha descritto proprio in modo perfetto. Bravo, ne merita un altro bicchierino, ecco, beva. Vuole fumare? Sigari? Abbiamo anche degli ottimi sigari. Prego. Grazie, ne fumerò uno. Squisito. Da accendere, Margareta. Sì, prego, si accomodi. Ecco. Un momento, la punta prima. Già, ci vorrebbe quella... Oh, non importa. Ecco fatto, basta arrangiarsi.
davvero di classe. Li ho comprati perché sono anche belli da guardare. Si vede che costano, eh? Tipico di Margarete. Ma scusa, non ti devi offendere così. Lo sai che mi piace scherzare. Dunque, signore, quando posso vedere la mia prozia? La sua... Prima però voglio chiarire una cosa. Lei mi deve scusare. Ma io avevo sempre pensato che la signora Osaupt non avesse parenti. Ecco, guardiamo un po'. Esatto, risulta completamente sola. È stata lei a dichiarare questo? Sì, è stata proprio lei. Allora credo di capire il perché. Io e la mia zia. Non aveva detto prozia? Prozia, sì. Beh, non abbiamo mai avuto rapporti, se è questo che lei intende. Ecco dunque, essendo lei la sorella di mio nonno, non è un vero e proprio rapporto di famiglia. Ah, ecco, ecco. È abbastanza chiaro, a quanto pare, tra di loro non c'è mai stato rapporto di parentela. Ecco perché la signora ha detto di non avere parenti quando è arrivata qui. In effetti è completamente sola. Mi vuole dire per quale motivo vuole parlare con la sua prozia? Non capisco, dovrei dire loro il motivo dell'udienza. Margarete. Motivo dell'udienza? Del resto non c'è ragione di nasconderlo. Sono venuto a portarle una notizia che la farà saltare dalla gioia, per così dire. Mi scusi, ma noi abbiamo delle regole da rispettare. Ha ereditato. Oh. Non è una bella notizia? Ma com'è possibile ereditare quando non si hanno parenti? È tutta una storia strampalata. Diversi anni fa, diciamo una quarantina, la zia fece studiare a sue spese un violinista. Questo poi divenne famoso e ricchissimo. E nel suo testamento, quando morì, trovarono il nome della sua benefattrice. Un violinista? Risulta nei tuoi documenti questa storia del violinista? No. È proprio così, credete? Io l'ho saputo da un avvocato che è venuto da me appunto per poterla rintracciare. Un avvocato vuol rintracciare la signora Osaupt. Non capisco che cosa ci sia di tanto complicato. Non si è ancora fatto vedere qui? No, qui no. Ne sai niente tu? Io no. Che cosa dovrei sapere? Te lo avrei detto, no? Nessun avvocato, allora. Appunto. Adesso loro mi facciano il piacere di chiamare la mia prozia. È ora che mi prenda un po' cura della mia vecchietta. La troverò un po' ammuffita, no? Domando scusa. E quanti anni ha? 82 anni. 82 anni. È così? Oggi eredita lei e domani eredito io. Allora, la vogliamo chiamare? Sì, ma non è qui. Non è in casa adesso. Non è in questa casa, cioè. Come non è in questa casa? No, noi abbiamo una seconda casa nelle vicinanze di Wilhelm, la Doderhaus. Deve sapere che alcuni nostri ospiti preferiscono vivere in quella casa per la sua tranquillità, soprattutto. Allora non è qui? No. E non le sarà tanto facile parlare con lei. Perché? Ecco perché potrebbe anche rifiutarsi di riceverla, probabilmente. Non capisco. I nostri ospiti, volevo dire, vogliono stare tranquilli. È naturale. E noi dobbiamo andare molto caute, quindi non ci sentiamo in diritto di farla parlare con sua zia se non avremo il permesso della signora. Questa è la fine del mondo. C'è anche caso che non voglia neanche parlarmi. Sì. Questo lo ritengo possibile. Vede, io non so come spiegarle, ma è accaduto qualcosa in sua zia che... qualcosa di strano che io non ho il diritto di riferire. Margarete! Senta, ci lasci il suo indirizzo e noi le daremo qualche notizia al più presto. D'accordo, mi dia da scrivere e le segno l'indirizzo. Anzi, facciamo così. Io vado all'altra casa. Almeno abbreviamo i tempi, non le pare? A Wilhelm, ha detto, vero? Sì, ho detto così. Doderhaus? Sì, ma non riuscirà a trovarla. Buongiorno. Che facciamo adesso? Gli diciamo che lei non lo vuol vedere. Ma non hai sentito che verrà a cercarla anche un avvocato? Oh, che stupida, me l'ero dimenticata. Un avvocato? Dammi un liquore. Siamo nei guai, vero?
Dobbiamo assolutamente chiamare Alphonse. Non c'è altra via di scampo. Nemmeno lui la conosce. La pensione Dudenhouse. È più d'un'ora che giriamo per Vilheim cercando questa pensione. Non mi preoccupo certo per me, ma lei lo vede dove è arrivato il tassametro? A 85 marchi, l'ho visto. Andiamo al comando di polizia. Lì lo sapranno dov'è questa Dudenhouse. Lo sa cosa hanno detto? Che non esiste nessuna pensione con quel nome. E allora a dove vado? A una cabina telefonica. Forse è il gioielliere. No, non credo proprio. Pronto, chi parla? Ah, dica pure, signor Stanz. Non capisco. Ancora non è riuscito a trovare la Dudenhouse? Adesso mi stia bene a sentire, signora. Questa Dudenhouse non esiste. È più di un'ora che sto girando qui intorno e ho domandato a cani e a porci. Persino la polizia. Sì, anche la polizia. Qui la Dudenhouse nessuno la conosce. Le domando ancora. Dov'è la signora Osaut? Senta, la prego. Sì, un momento. Io rimanga all'apparecchio. Pronto? E lei chi è? Chi è che parla? Lei non mi conosce. La vorrei incontrare però anche questa sera, se lei ha tempo. È una domanda alla quale non posso rispondere adesso per telefono. A voce le darò tutte le informazioni che vuole. Stasera. Alle 7. Dove? Sì, va bene, ma come faccio a riconoscerla? Devo domandarlo al padrone? Va bene. Che cosa devo dire? D'accordo. Però lasci che le dica che tutta questa faccenda la trovo poco chiara. Sei pronto, Harry? No, ancora un attimo. Sta arrivando una comunicazione urgente. Un incidente stradale. Volutamente addosso, dicono i testimoni. Come se l'investitore l'avesse fatto apposta, capisco. Tutti la stessa impressione? Un omicidio. Aspetta che me lo segno. Beh, insomma, me lo ricordo. Sì, come ho detto, l'uomo, il morto, stava camminando per la strada. Guardi, veniva da quella parte e andava di là. E improvvisamente arriva di corsa quella macchina. Usciva dal parcheggio, non è vero? Sì, era parcheggiata là dietro, appunto. Parte a tutta velocità, senza accendere i fari, senza segnalazioni. È una tale velocità che quel poveraccio non fa in tempo a scansarsi che è già investito. Se lo trascina presso per qualche metro maciullandolo. E poi parte, facendo un rumore del diavolo. Si ricorda che macchina era? La marca, il colore, il modello? Ha preso il numero di targa? No, non aveva acceso le luci, le ho detto. Già. Accidenti, ha puntato su quel poveretto con una sicurezza impressionante. Adesso mettiamo tutto a verbale. Chi è il morto? L'hai scoperto? Stanz, Jacob Stanz. Beh, mi è sembrata una Volkswagen. Credo proprio una Volkswagen Golf. Era di colore marrone, ma avrebbe anche potuto essere grigia. Secondo lei c'era un uomo al volante? Sì, al volante c'era un uomo. È sicuro di questo? E che vuole? Non c'era nemmeno tanta luce per la strada e quello se l'è filato a una tale velocità che non ho fatto in tempo a vedere un granché. Venga, sediamoci qui. Allora, com'è andata? Doveva essere un Audi di colore rosso. Era parcheggiata e all'improvviso è partita a luci spente. Ah, andiamo bene. Il testimone laggiù ha dato tutti i colori di questo mondo meno il rosso. Abbiamo prelevato dei pezzi di latta, schegge di vetro che potrebbero essere frammenti di un faro Bosch e gli abiti del morto, naturalmente. Attraverso quelli riusciremo a stabilire con certezza il colore della macchina. Dobbiamo accertare se Stanz è stato investito di proposito. Io ne sono più che sicuro. Perché?
Le dichiarazioni dei testimoni sono concordi, dicono tutti la stessa cosa. E poi non c'è un'altra spiegazione. Jacob Stanz, 32 anni. Segni particolari nessuno. Grazie. Lei ha già visto quest'uomo? Forse è un cliente del suo locale. No, non è mai stato qui. Vede, io sono molto fisionomista. Lo riconoscerei. Si chiama Stanz. Stanz? Sì. Ha già sentito questo nome? Io? Ah, sembra che almeno il nome lo conosca. Nel primo pomeriggio mi ha telefonato una persona dicendo che aveva un appuntamento per questa sera con un certo Stanz, il quale si sarebbe rivolto a me e io avrei dovuto dirgli di aspettare. A che ora l'appuntamento? Alle 6:30 circa. L'uomo che è lì fuori morto è quello Stanz. Proprio lui, sì. Sa il nome di quello che le ha telefonato? Oh, no, no, no. La voce, le sembrava una voce conosciuta? Non l'avevo mai sentito, no. Una voce del tutto sconosciuta. È sicuro anche di questo, eh? Di solito quando uno sconosciuto telefona per chiedere un favore, come minimo mi pare che debba dire almeno il suo nome. Non può darsi che non lo abbia detto perché pensava che lei lo conoscesse? No, assolutamente. Era una voce sconosciuta. Completamente sconosciuta. Non l'avevo mai sentita prima. Mi dispiace. Il padrone del locale ha riconosciuto la voce, ne sono più che sicuro. Lo nega però e vorrei sapere per quale motivo. Potrebbe essere uno dei suoi clienti abituali e non vuole compromettersi. Sì, lo credo anch'io. Ecco, ci siamo. Qui abita Stanz. Abitava, anzi. Beh, adesso dobbiamo trovare un parcheggio. Già. Signor Stanz. Signor... Buonasera, signora. Io non la conosco. Squadra omicidi. Squadra omicidi? Sì, lei abita qui? Sì. Ma che cosa è accaduto? Ecco, il signor Stanz è morto. Morto? Sì, è stato investito. Un incidente? Beh, questo non lo sappiamo ancora. Santo cielo. Si accomodi un momento, prego. Grazie, non ho più bisogno di lei. Quello è il signor Klein. Buonasera. Buonasera. Sembra impossibile. Lei, signora, conosceva bene il signor Stanz? Era mio vicino di casa da molti anni. E ci conoscevamo così, da buoni vicini. A volte lui e mio marito giocavano a carte, io gli davo una mano in casa, gli facevo la spesa, sa com'è. Sì, capisco. Quest'oggi lei l'aveva vista? Sì, ha bussato da noi e ci ha detto che stava andando, che andava in quel locale di Traube. Di Traube? Sì, doveva incontrare qualcuno. Lei conosce quel locale? No. Conosce la persona che doveva incontrare? Era un tizio che anche lui non aveva mai conosciuto e trovava la cosa strana. In che senso strana? Sì, perché avrebbe dovuto rivolgersi al padrone del locale. Per che cosa? Dicendogli che era Stanz e che aveva quell'appuntamento. Il signor Stanz non ha detto le ragioni di quello strano colloquio con uno sconosciuto? No, no, di questo non ha parlato. L'hanno investito da quelle parti? Sì, davanti a quel locale, prima che se ne potesse accorgere. Una macchina parcheggiata poco lontano è partita all'improvviso e gli è andata decisamente addosso. Che cosa terribile. E pensare che era così contento. Era convinto che adesso le cose gli sarebbero andate un po' meglio. Gli andavano male? Sì, aveva perso il suo lavoro. Ieri però mi ha raccontato che presto forse avrebbe ereditato. Da una zia, credo, o una prozia. Una parente molto lontana, comunque. Una signora anziana senza altri parenti, ha detto. L'appuntamento che aveva con quell'uomo non potrebbe avere a che fare in un certo senso con la sua eredità? Questo proprio non lo so. Posso dire soltanto che era molto contento. Un momento, ha detto anche... Ci deve essere qualcosa. Qua sotto deve esserci qualcosa. A proposito dell'eredità? No, lui si riferiva... Credo si riferisse all'appuntamento con quel tale. Adesso tocca a te, Harry. Guarda dappertutto, datti da fare. Tra le sue carte ci sarà qualche documento riguardante l'eredità. E forse si troverà anche un'indicazione sulla persona con la quale doveva incontrarsi. Vi ho preparato qualcosa da mangiare. Avrete fame, immagino. Molto gentile da parte sua, signora.
Viziava così anche il suo vicino? Sapeva badare abbastanza a se stesso. Grazie. Dovevo aiutarlo un po' a rassettare la casa. Era molto disordinato, questo sì. Hanno trovato niente? Niente di interessante. Un momento, qui c'è qualcosa. Vediamo un po'. Magari è uno scarabocchio di quelli che si fanno distrattamente. Sembrano dei nomi. Che ci leggi? Osaut. Osaut? Ecco, sì, ora mi ricordo. Si chiama così sua zia, quella sua prozia. E qui che dice? Potrebbe essere pensione Abendfrieden. Mai sentita nominare. Lei ne ha sentito parlare? No, sento questo nome per la prima volta. Ancora un po'? No, 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 basta, grazie. Credo che dovremmo rimettere un po' in ordine. Poi che facciamo? Non so. Faremo un'altra puntata in quel locale. Grazie. Il padrone qualcosa deve sapere. Le interrogheremo un'altra volta. Arrivederla, signora, e grazie. Arrivederci. C'è ancora gente là fuori. No, non aprire. Capiranno che ormai è troppo tardi. Che cosa vogliono ancora? Scambiare altre due chiacchiere su quel famoso incidente. Io non vi posso aiutare in questo. E poi a quest'ora non mi sembra ancora il caso. Un paio di domande. Vede, il caso ha preso una piega un po' diversa. Noi abbiamo il sospetto che non si tratti di un semplice incidente stradale, ma che si tratti di un omicidio. Ma che diavolo vi salta in testa? Questa è una cosa assurda, decisamente assurda. Un omicidio volontario. Quello è partito improvvisamente come un pazzo, senza fari. Doveva essere un ubriaco, un pirata della strada o un pazzo. Come può essere un omicidio? Questa è mia moglie. Anche lei è spaventata come me. Non capita tutti i giorni di trovarsi un morto fuori dalla porta di casa. Allora, con chi doveva incontrarsi quell'uomo? Di questa faccenda non ne so assolutamente nulla, gliel'ho già detto. Chi era quello che le ha telefonato pregandola di avvertire Stanz che sarebbe arrivato in ritardo? Chi era? C'è da impazzire, devo ripetervelo all'infinito. Io non lo conosco. Forse lo sa sua moglie. No, lei non può saperlo. La telefonata l'ho ricevuta io in persona. Mia moglie non sa niente. Non abbiamo mai parlato di questo. Mi spieghi allora perché quell'uomo poi non è più venuto? Avrebbe dovuto rivolgersi a lei, ma non l'ha fatto, vero? No. Ecco perché sospettiamo di lei. Ma è una cosa pazzesca. Non credo proprio, signor Stenger. Quell'uomo sa molte cose, sarei disposto a giocarmi la testa. Già. Ma i nervi stanno per saltargli, anche alla moglie. Abendfrieden. Il nome fa pensare a una casa di riposo, non ti pare? Non è il nome di una pensione qualunque. Forse avevi ragione, ne ha tutto l'aspetto. Anche un luogo di villeggiatura, in fondo. Già, è una buona idea. Perché una buona idea? Potrei approfittarne per farne anch'io un po' di villeggiatura. Chi è? Mi chiamo Derrick. Vorrei parlare, per favore, con la signora Osaupt. La signora Osaupt? Sì, non abita qui? Un momento, prego. Signor Derrick, lei è avvocato? No, sono della polizia, squadra omicidi. Pronto? La prego, si accomodi. Grazie. Come li trovi? Ma come vuoi che li trovi? Adesso vedremo. A me fanno una strana impressione. Calma, Margarete, ti prego di stare calma. Pre-
Prego, prego, si accomodi. Squadra omicidi, ha detto? Sì, sì. Vogliono proprio metterci paura? Buongiorno, non abbiamo questa intenzione, mi creda. È lei la proprietaria di questa pensione? Sì, io sono Helene Schöbel e questa è mia sorella Margarete. Piacere. Questa è una casa molto bella. Sì, è bella. Era dei nostri genitori. E siccome per noi due sole era troppo grande, ci è venuta l'idea di farne qualcosa che risultasse utile anche ad altre persone. E abbiamo organizzato una pensione per anziani, così riempiamo anche la nostra solitudine. Infatti, accettiamo come ospiti solamente persone che ci piacciono. È stata proprio una buona idea. E quanti pensionanti, cioè, quanti ospiti? Dica pure tranquillamente ospiti, perché per noi sono ospiti e ospiti molto cari. Al momento ne abbiamo sei. No, cinque. Oh, come mi è venuto in mente, sei. Solamente cinque. Compresa la signora Osaut? Regina Osaut, appunto. Vorremmo parlare con lei, è possibile? Non vorrei essere indiscreta, ma può dirmi di cosa si tratta? Sa, ci teniamo che non siano disturbati inutilmente, lei questo capisco lo capisce. Capisco perfettamente, ma vede, si preoccupi, capisco anch'io. Bene, prego. Grazie. Scusate se vi disturbo. Vi voglio presentare questi signori. I signori sono... No, la prego, non lo dica, per favore. Tiriamo a indovinare come facciamo sempre. Che cosa ne dite? Ah, sì, una buonissima idea. No, vi prego, questo non è il caso di... Non ci tolga questo piccolo divertimento. Abbiano pazienza, signori. È una specie di... Un gioco di società. Stavo per dirlo io. Non importa, l'ho detto io invece. Sì, ma vi pregherei adesso di voler... Dunque, hanno un aspetto ufficiale. Io invece direi che hanno tutt'altro che un aspetto ufficiale. Io non direi proprio un aspetto ufficiale. Direi invece che rappresentano qualcuno. Ci sono. Rappresentano qualche ditta commerciale. Questi signori non hanno forse il... Scusate, ma io insisto sulla mia opinione. Sono due autorità. Come fanno ad essere due autorità? Si vede chiaramente che i signori hanno il senso dell'umorismo. E fra le autorità non esiste il senso dell'umorismo. Non è mai esistito. È contrario alla loro vocazione. Almeno in senso generale. Sentiamo l'opinione della signora Oshaupt. Non saprei proprio che cosa dire. Lasciamo che siano loro stessi a dircelo. I signori sono due funzionari di polizia e vogliono parlare con la signora Oshaupt. Con me? Sì, sembra che abbiano intenzione di farle alcune domande. A me? La polizia? Delle domande? Che cosa ha combinato l'affascinantissima signora Oshaupt per interessare così la polizia? Non mi risulta di avere commesso delitti, ma sono comunque assai curiosa. Dobbiamo parlare con lei sola, signora. Allora noi dobbiamo uscire. Senta, signor, come la devo chiamare? Sono un modesto funzionario, mi chiami come vuole. Degno comunque di rispetto. Devo dirle che lei qui ha a che fare con persone che si stimano reciprocamente e che sono disposte a fare qualunque cosa l'una per l'altra, cosa alquanto rara e che tutti apprezziamo molto. È così? Che cosa ne dite? Oh, certo, esattamente così. Io posso aggiungere soltanto che è così. Io approvo e confermo. Bene, allora vogliano trasferirsi in giardino, così potranno parlare più liberamente. Io rimango con loro se non hanno nulla in contrario. Prego. Grazie. Venga. Grazie. Di che cosa si tratta? Sembra che lei abbia un nipote o pronipote, non so. Ah, che ho si capito. Chiama... Allora lei è venuto qui per parlarmi dei Stanz. Jacob, credo che si chiami. Sono quasi 20 anni che non so più niente di lui. E da ieri l'ho sentito nominare già 2 volte. 2 volte da ieri? Sì. Ho saputo dalla signora Hélène che ieri è venuto a cercarmi. Non ho potuto parlargli personalmente, purtroppo, perché non c'ero. È venuto qui ieri? Sì, circa a mezzogiorno. Gli ho detto io che la signora Oshaupt non era in casa. Che voleva il signor Stanz? Aveva intenzione di riprendere i contatti con sua zia. Sua zia ha ereditato, infatti. Lei dunque è un'ereditiera. Così pare, già. Proprio non se l'aspettava. Questa mattina è arrivata la lettera di un avvocato secondo cui un celebre violinista morto in questi ultimi tempi a New York ha lasciato, a nome della signora Oshaupt, $100,000. La cosa mi ha molto stupita. Piacevolmente. Le posso domandare come mai lei è stata ricordata in questo testamento? Oh,
Una vecchia storia, una storia che risale, se non sbaglio, a 40 anni fa. Si figuri che faccio uno sforzo a ricordarmela. La signora Rosaut ama molto la musica. Ecco, mia cara, permette che spieghi io la cosa? Certo. 40 anni fa si interessò molto a un giovane musicista facendogli completare gli studi a sue spese. Aveva intuito il talento di quel ragazzo. Il successo che ha avuto è stato il mio premio. Non per questo c'è ragione di rifiutare il denaro. I soldi li prenderemo, non è vero, mia cara? I soldi nella vita non sono nulla. Non è un motivo per dare calci alla fortuna, non possiamo permettercelo. E poi le questioni economiche non si trattano sentimentalmente. D'accordo, amica mia. Il motivo per il quale noi siamo qui è che quel suo parente è morto. Che cosa? Morto? Quel giovane che è venuto ieri qui da noi? Sì, è stato investito davanti ad un locale pubblico, in pieno centro. Davvero? Morto? Sì, morto sul colpo. Incredibile. Dopo 20 anni improvvisamente ho notizie di un mio parente e il giorno dopo muore. È una cosa terribile. Sono contenta di essere tornata qui. Davvero? Ti dispiace se ti do del tu? Neanche per idea, figurati. Come sei cambiata in 3 anni? Sei cresciuta molto. Davvero? Fra noi però non deve cambiare niente. Beh, sono proprio contento. Chi è? Sono io, con Annabelle. Annabelle? Di già. Oh, Alphonse, non è il momento adatto. Abbiamo visite in questo momento, dovresti... Aspetta un momento. Che cos'ha? Non capisco. Forse dovevamo entrare dall'altra parte. Entrate pure, ma fate presto. Che cosa sta succedendo? Beh, allora non ci resta che scusarci per il disturbo. Si figuri, ispettore. Mi dispiace di non poterla aiutare nel tentativo di chiarire questa sfortunata circostanza. Quel povero giovane era mio parente, è vero. Ma non si scandalizzi, ispettore, per ciò che le dico, la prego. La cosa non mi tocca molto da vicino. Forse lei mi sta giudicando male. Non è vero? No. Che gioia rivederti, mia cara. Come signorina, sei cresciuta. Come stai benissimo, sai? Sei quasi una signora alla quale bisogna baciare la mano. Basta con i salamerecchi, per me è sempre la stessa, una bambina. E per questo la bacio come sempre, anche se trovate da ridire. Oh, cerca di non farti vedere, quei due di là non devono vederti. Polizia? Sì. Che diavolo volete che... scusino. Questo ispettore è la signorina Schröder. La nipotina di una nostra cara amica che è stata nostra ospite. Salve, signorina. Come stai, zia Lei? Benissimo. Quando ti vedo sto benissimo. Andate su con lei, accompagnatela nella sua camera. È la camera che avevi anche l'ultima volta. Grazie, molte grazie. Un momento, signore. Dice a me? Le possiamo chiedere chi è? Quello è mio nipote, il signor Ullman. È un artista, un pittore. Ogni tanto, quando ne abbiamo bisogno, viene ad aiutarci un po'. Già, sono andato a ricevere la signorina alla ferrovia per accompagnarla qui. È appena arrivata da Amburgo. E avete fatto anche molto presto. Va su ora, portale le valigie, se i signori vogliono seguirmi. Mia cara. Buongiorno, signora. È splendida, come sempre. Oh. Ma non ci siete tutti? Dov'è la signora Oshaupt? A che pensi? Sto pensando alla signora Oshaupt. Una donna favolosa. Sì, infatti. Deve essere stata molto bella da giovane. Lo è ancora del resto. Già. Mentre parlava l'osservavo.
e mi dava una strana sensazione, come se stesse recitando. Hai ragione, è sembrato anche a me. Era come se stesse recitando. Recitando una scena male. E questo non mi convince. Non riesco a togliermela dalla mente. Ce l'ho sempre davanti agli occhi. C'è qualcosa in lei che mi sfugge. Qualcosa di diverso, di particolare. Uno sguardo strano. Forse i vecchi hanno quello sguardo strano perché scrutano nel loro passato. Riflettono. Non credi? Riflettono. Già. Comunque vorrei sapere su che cosa stava riflettendo quella donna in quel momento. Beviamo una birra? È proprio perché... Hanno detto perché sono venuti? No, non l'hanno detto. Lascia stare, riporto io. Va bene. Due Buster. Non ha un'espressione troppo allegra. Molte grazie. Dica un po', si è ripreso dallo shock? In un certo qual modo. Beh, sulle prime sono rimasto un po' disorientato. Sa perché ho un morto proprio qui davanti. Il suo locale però non ne risentirà. I morti si dimenticano presto. No, no, non veniva più nessuno. Ma adesso, piano piano, si torna alla normalità. Ha acquistato due clienti in più, noi. Ah, sì. Certo. Beh, i clienti abituali sono la risorsa di un locale, no? Quel giovane che sta entrando adesso è un suo cliente anche quello? Quello? Già, quello... sì, è un cliente. Lo vedo spesso. Gli dica di accomodarsi un po' al nostro tavolo. Sì, certamente. Come vuole. Un incontro interessante, no? Sì, sì. È un cliente abituale, a quanto sembra. Si accomodi, prego. Ah, sì, ci siamo incontrati questa mattina dalle mie zie a mezzogiorno. Esatto. Perché non si accomoda? Pochi minuti, non ho molto tempo, purtroppo. È un cliente abituale qui? No, non sono un cliente abituale. Diciamo che ci vengo qualche volta. Abito qui vicino. Credevo che lei abitasse con le sue zie. Oh, per carità, no, no, si figuri. Perché, per carità? È una casa molto bella. Sì, sì, ma i vecchi sono una scocciatura. Sono, come dire... Come sono quei vecchi? Niente, un po' strani soltanto. Ma questo che significa? Cioè, non sono normali. Conosce bene la signora Oshaupt? Oshaupt? Sì. Ah, sì, naturalmente. Anche lei è... È una signora affascinante. Conosce anche il suo pronipote, il signor Stanz? Non lo conosco. Ma almeno ne avrà sentito parlare. Sì, certo, ne ho sentito parlare molto. È quello che ieri sera è stato investito da un'automobile. Ieri sera aveva un appuntamento con lei, mi pare. Con me? Che diavolo le salta in testa? Glielo dico subito. Il signor Stanz è venuto a cercare la signora Oshaupt e non l'ha trovata. Sappiamo che poi Stanz doveva incontrarsi qui con qualcuno. Probabilmente si tratta di una faccenda in cui c'entra la zia e la sua eredità. Lei saprà probabilmente che la signora Oshaupt ha ereditato. Sì, ho sentito parlare di questa eredità e ne sono felice per la signora. Perché le viene da ridere? Ereditare a un'età come quella è come dar ciambelle a chi non ha denti. Cosa volete che ne faccia? Segua un po' il mio ragionamento. Supponiamo che la persona con la quale Stanz doveva incontrarsi fosse stata al corrente di questa famosa eredità. L'unica persona, mi segua bene, che sapesse tutto su questa faccenda era lei. Io? Sì, lei, visto che lei qui ci viene spesso. Risponda alla mia domanda. Stanz aveva l'appuntamento con lei qui? No. No. Le ripeto che io non lo conoscevo neanche, quell'uomo. Naturalmente. Infatti gli ha dato appuntamento qui proprio per conoscerlo. Allora ce l'avete con me. Che macchina ha? Forse una Golf? No, una Audi. Come mai questa botta sul paraurti? Stavo facendo manovra nel mio garage e ho urtato contro la cassa dei ferri. Ormai è quasi un anno. Se sperava di scoprire qualcosa,
È rimasto deluso, ispettore, non è così? Torni pure nel locale, il suo amico, il signor Stenger, la starà aspettando. Chi le ha detto che io sia amico di quell'uomo? Io qui ci vengo solamente a farmi un bicchiere di vino. Vada pure, le ho detto. Grazie. Non è questa la macchina? No. Eppure sono convinto che sia lui l'uomo con il quale Stanza aveva l'appuntamento. Però si ostina a non ammetterlo. Per quale motivo? Entrino pure. Sono di nuovo qua. Che cosa facciamo? Gliel'hai già chiesto che cosa vogliono? Si capisce che gliel'ho chiesto, ma loro non me lo hanno detto. Hanno risposto: ci faccia entrare. Non avresti dovuto aprire. Con quale pretesto? Ma... Io ho una gran paura. Sta tranquilla, non hai motivo di preoccuparti. Ricordati di non dire nulla. Chiuditi in camera tua, beviti quel tuo liquore e lascia che me la sbrighi io. Prego. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Salve. Si accomodino. Chi è che suona il violino? È Annabelle. Suona davvero bene? Eh sì, è una vera virtuosa. Domani sera darà un concerto a Monaco. E questo sarà per lei il primo grande vero concerto dopo aver ottenuto il diploma al Conservatorio di Amburgo. La sua protettrice è la signora Osahaupt. Lei, anche in questo caso? Non ha avuto altro scopo nella vita che dedicarsi alla scoperta di nuovi talenti. Così anche la signorina Schroeder adesso. Già. Allora, dicano che cosa desiderano. Annabelle sta provando il suo concerto e sarebbe opportuno non disturbare. Vorrebbero assistere alla prova? No, grazie. Vorremmo dare un'occhiata al loro garage, per favore. Al nostro garage? Sì, proprio al garage. Vogliamo vedere che tipi di auto hanno. Non capisco proprio. Comunque Margarete vi darà la chiave. Vadano pure, è già aperto. Grazie. Accidenti, che macchina. Che marca è? Una Astro Daimler. Non se ne costruiscono più da quasi 20 anni. La tengono veramente bene. Che cosa guardi? Le iniziali. R.O. Regina Osahaupt. Ancora lei. La signora è piuttosto importante qui. Dove la si potrebbe nascondere una macchina, secondo te? Non ci sono tracce di ruote. È chiusa piuttosto bene questa vecchia baracca. Ah. Riesci a vedere? Sì, ma la baracca è vuota. Possibile. C'è un crocefisso appeso alla parete. E nient'altro? Nient'altro. Strano però. Perché la chiudono così se è vuota?
Hanno già finito le loro perquisizioni? Sì, molte grazie, signora. Ah, suona veramente bene. Aveva ragione. Sì. Sentono. Perché non vengono anche loro al concerto domani sera? Non mi dirai che la musica non ti piace? Sì, mi piace. Ma mi scoccia starmene a sedere tutto quel tempo. Per me dovrebbe durare molto meno. Che cosa fanno qui? Ospiti. Mi permetto di fare io una domanda. Come hanno avuto l'invito per questa serata? Di sicuro non dalla signora Haushaupt. L'abbiamo avuto da sua zia. Naturalmente, avrei dovuto immaginarmelo. Ha qualche parente lei? Sì, credo di averne qualcuno. E non ha per caso qualche zia col cervello fuori posto? Beato lei, le mie sono molto difficili da sopportare. E devo tenermele così, purtroppo. Oh, eccole. Sono venuti, hai visto? Perché? Non ci credeva? Non lo speravo. Meglio così. Avete visto, miei cari amici? Sono venuti anche i signori della polizia. Capiranno così come sia bello dedicarsi alla scoperta di nuovi talenti e perché sia giusto aiutarli. È un grande momento questo per lei, signora Haushaupt. Proprio così, ispettore. Questo è per me un momento di gioia incomparabile. Sei stato da Annabelle? Già, era molto nervosa. Come si sente adesso? Non lo so. Te lo avevamo tanto raccomandato di starle vicino in questo momento. Ora andiamo, stanno per cominciare. Bene. A dopo, ispettore. A dopo, signora Harry. La nostra giovane artista. Ah sì, ho capito. Hai ancora qualche minuto. Sì, avanti. Buonasera. Buonasera. Non so se lei si ricorda di me. Ci siamo visti l'altro giorno mentre lei entrava all'Abendfrieden. Io stavo uscendo. Sì, me ne ricordo. Prego, si accomodi. Grazie. Io e il mio collega siamo stati invitati e volevo soltanto dirle che siamo contenti di essere qui questa sera. Speriamo bene. Io mi sento tanto nervosa. Non ha motivo di essere preoccupata. Glielo dico perché l'ho già sentita ieri. Ieri a mezzogiorno? Sì, eravamo fuori dalla casa. Comunque si sentiva benissimo. E le dico sinceramente che non ha proprio motivo di temere un insuccesso. Lo temo, purtroppo. Da questo dipende tutto il mio avvenire. Come mai lei... Volevo dire, in che rapporti è lei con la Abendfrieden? Io solo da poco tempo ho saputo di questa pensione Abendfrieden dal signor Stanz. Stanz? L'ho sentito nominare qualche volta. Dalla signora Haushaupt, mi sembra. Credo anzi che sia un lontano parente. Conosce anche la signora Haushaupt? Sì. Io le voglio molto bene. E mi rincresce che proprio oggi lei non ci sia. Ma io l'ho vista. La signora Haushaupt? No, purtroppo è malata. Non è nemmeno qui a Monaco. Eppure poco fa io l'ho vista. Che cosa? Deve essersi sbagliato perché non c'è. Ma non è quella seduta accanto alla signora Hélène? È la signora Albina Bellock, quella, un'ex attrice di teatro. La signora Haushaupt non è... Non è neppure a Monaco, capisci? Ma quella allora chi sarebbe? Una ex attrice di teatro. Che ha recitato per noi? Sì, è solamente per noi a quanto pare. Dunque, riepilogando. Non sarebbe qui, ma alla Dodder House. Così dice la ragazza, ma non sa dove sia questa casa. Dodder House... Come si dice morto in dialetto bavarese? Dod. Dodder House. Casa dei morti. Capisci? Il crocefisso, allora?
Insomma, si permettono anche di disturbare così il concerto. Ma cosa vogliono? Ci segua, per favore. Seguirvi? E dove? Venga, la prego. Ecco. Una bara. Chi c'è in questa bara? La signora Osaut. È stata ecco bravissima. Buona la tecnica. Ah, sì, sì, sì. Ah, buona. Grazie. Tesoro, stupenda. Ma sei stata stupenda. Tocco magnifico. Credeva molto nel talento di Annabel e decise di condurla al diploma, provvedendo lei a tutte le spese. Senza la signora Osaut, Annabel non avrebbe potuto proseguire gli studi. Annabel, avresti potuto? No. Non aveva possibilità economiche, soltanto talento, molto talento. Ma purtroppo sarebbe andato sprecato senza i soldi della signora Osaut. Non era molto ricca, ma prendeva una buona pensione ed era in grado di pagarle la retta al conservatorio e tutto il resto. Da diversi anni era malata di cuore, purtroppo. Un brutto giorno ebbe un infarto. Si rese conto che non ci sarebbe stato niente da fare e ci disse: non chiamate nessun medico, tanto arriverebbe troppo tardi. E ci disse anche un'altra cosa. Ci disse: volle che facessimo un giuramento. Quando sarò morta, non fatelo sapere a nessuno. Proprio a nessuno. Tanto la mia morte a chi potrà interessare? Sono rimasta completamente sola da molti anni. Così invece potrò continuare a riscuotere la mia pensione. E voi potrete spenderla per Annabel, in modo che possa finire di studiare. Perché credo nel suo talento e sono sicura di non sbagliarmi. Lei è morta e noi tutti d'accordo. Non abbiamo denunciato la sua morte. L'abbiamo sepolta qui, con le nostre mani, devotamente, con tutti gli onori. Abbiamo continuato a prendere la sua pensione, abbiamo fatto studiare Annabel e abbiamo esaudito così le sue ultime volontà. E il suo testamento. Non avete pensato che facendo così andavate contro la legge? Quando è morta la signora Osaut? Circa un anno fa. Un anno e 12 giorni. Tutto era andato come voleva lei. Poi arrivò l'eredità e quello Stanz e cominciarono così tutti i nostri guai. A questo punto entra in scena lei, immagino. Già. Ma non nel modo in cui lei suppone, forse. Non ci crederà, ma di tutto questo io non ne sapevo niente. Quello che lei ha ascoltato in questo momento io l'ho saputo soltanto un paio di giorni fa. Là per là non riuscivo neanche a crederci. Non trovavo nessuna via d'uscita. Pensavo che avrei dovuto aiutarle, le mie zie e queste altre persone. Presi una decisione. Dissi a Stanz che avrei dovuto parlargli. Volevo dirgli la verità. In questo modo sarei riuscita a trovare una soluzione se si fosse dimostrato un tipo disponibile. E così quella sera si è incontrato con Stanz alle 7, vero? Sì. Ho commesso un errore, purtroppo. Però in certi momenti, e soprattutto con certi stati d'animo, è difficile evitare errori. È quasi impossibile. Dunque, vado con la mia macchina verso quel locale. Mentre arrivo vedo un'altra macchina che sta per partire. Penso di fermarmi e parcheggiare al suo posto. La macchina parte. Ma che fa? Parte a tutta birra senza fari. Accidenti, sta attento! Ah,
Ancora non sapevo che quello fosse Stanz, che l'uomo con il quale avrei dovuto incontrarmi fosse quello disteso lì per terra. E adesso le dirò qual è stato il mio grosso errore. Io ho visto chi è stato a investire quel poveretto. Chi è stato? La moglie del signor Stenger, il padrone di quel locale. La signora Stenger aveva litigato col marito e fuori di sé per la rabbia si era messa in macchina ed era partita in quel modo. Poi, quando si è accorta di ciò che era successo, il panico le ha fatto perdere completamente la testa ed è scappata. Io poi sono andato da Stenger e gli ho detto: è stata lei, tua moglie, a investirlo. Lui mi ha supplicato di non parlarne con nessuno. Era terrorizzato. Mi supplicava. Io non sapevo cosa fare. Mi sono impietosito. Ecco. Questo è tutto.